me interessa che per la prima volta dopo 50 anni ci sia una vera possibilità di cambiamento, poi si può vincere di poco o di tanto, l'importante è dare un segnale di futuro. Adesso lui ha abbracciato Peppone e dice che vota Salvini. Lui, la sua fortuna è che quella era una statua, che se fosse stato Peppone sul serio non so come veniva a casa, perché lui non lo voterebbe neanche Don Camillo. Sento la nostalgia del passato, dove la mamma mia ho lasciato. Romagna mia, Romagna in fiore, tu sei la stella, tu sei l'amore. Nemmeno Peppone e Don Camillo avrebbero votato Salvini, così dice Pierluigi Bersani, e forse è vero, ma le sue parole finiscono per confermare quello che tutti a sinistra vorrebbero negare: in Emilia si vota anche, se non soprattutto, su Matteo Salvini. Ma Lucia Borgonzoni non c'è neanche qui? Fa la campagna elettorale da solo? Ti spiego un segreto: quando lei è a Bologna io sono a Ferrara, se lei è a Reggio io sono a Modena, se lei è in Romagna io sono in Emilia, ce la facciamo. Mettetemi in carcere, qua. Allora, se fossi il solito politico direi che li ho fatti io, la pasta è ripieno. Falso. Olè! Madonna mia, tutta roba buona. Poi Zingaretti dice che bevo. Oh, viva la dieta romagnola! Il food blogger per eccellenza, per antonomasia, Tortellini Salvini, nella sua campagna elettorale, e soprattutto, anche e soprattutto enogastronomica. E questo è lui, mangi la carne la vigilia di Natale, così piange il cuore immacolato della Vergine Maria, però bisogna pure avere una certa coerenza. Vai, caffè di gruppo, venite ragazzi. Andiamo a casa al PD e regaliamo un bel sogno di libertà e di lavoro a tutta l'Emilia Romagna. Vedi Salvini? Morde. La sua campagna elettorale è una campagna all'acqua dolce. Zingaretti, devi essere più determinato, più cattivo. Un inverno è già passato e non ti sei fermato mai. Comunque qui parlano di lei e della Meloni. La campagna dei Salvini è mordacia. Zingaretti deve essere più cattivo. Questo è Zingaretti, pronti? Occhio, La campagna elettorale per Stefano va fatta guardando negli occhi le persone e guardando alle paure delle persone. Allora, una gestualità fin qui sconosciuta, guardando negli occhi c'è un autolesionismo evidente, perché se non sta attente, ma soprattutto guardando nelle paure delle persone, senza, se c'è paura io ti capo pure gli occhi. Se si vince in Emilia Romagna, io il giorno dopo vado da Conte, Renzi, Zingaretti e Di Maio e gli dico andiamo a Cran, che adesso tocca a noi anche a livello nazionale. Probabilmente la vita del suo governo è legata anche a quello che succederà in Emilia-Romagna. L'Emilia-Romagna, una terra tradizionalmente governata dalla sinistra o dal centro-sinistra, avrebbe un impatto culturale. La caduta dell'Emilia-Romagna è enorme, probabilmente travolgerebbe anche il suo governo. Lei in Emilia-Romagna voterebbe centro-sinistra? Faccia fare gli scongiuri, perché deve travolgere? Date qualcosa di ferro oltre di me. I governi vanno e vengono, ma l'Emilia-Romagna è più importante di un governo. Io non credo che cada il governo se qui dovesse vincere Borgonzoni, però per sicurezza vinciamo noi, così non diamo nemmeno questa preoccupazione. Ce la fa Bonaccini, quasi rischia di perdere l'Emilia Romagna. Ma è certo che ce la fa. Io, come dire, anch'io non voglio fare l'uccello del malaugurio, ma se ogni due minuti Conte e tutti i ministri dicono se perdiamo l'Emilia non cambia niente, vuol dire che hanno una FIFA blu di perderla. Come andrà in Emilia Romagna secondo lei? Che sensazioni ha? Guardi, io sono molto ottimista, poi sono una persona abituata a combattere le battaglie prima di dichiararne la vittoria, e noi lì stiamo combattendo. Cioè, sai che Salvini mi ha detto la stessa cosa, che è certo di farcela lui. Ma dico, Salvini è il suo mestiere, diciamo. Fa la campagna elettorale lui, la candidata non esiste e quindi
pensa di essere solo, ecco. Adesso delle elezioni in cui Salvini si misura ci sono, quelle in Emilia-Romagna in specie. Sta girando l'Emilia-Romagna giorno per giorno, fa anche 10 paesi, fa tutti i comizi. Come lo vedi? È sempre così popolare Matteo Salvini? Lì però poi il governatore, se vince il centrodestra, si chiama Borgonzoni. Bisogna ricordarlo ai nostri telespettatori, perché la Borgonzoni spesso non è nemmeno presente come decorazione ai comizi di Salvini. Tu voti? Assolutamente sì. E chi voti? Voto Lega, sempre Lega. E quindi chi voti? Matteo Salvini. Eh no, chi è il candidato? Beh, della Lega. Bonaccini. Lucia Borgonzoni. Borgonzoni. Io non ho avversaria, nel senso che abbastanza, è la prima volta che mi capita una cosa in tanti anni che faccio politica, l'amministratore, ho fatto l'amministratore per tantissimi anni, di trovarmi non di fronte chi con me dovrebbe competere per una, dicendo e raccontando cosa vuole fare per la regione che si candida a governare. Dal 27 gennaio in questa regione non ci saranno Salvini, Zingaretti, Di Maio o la Meloni. Ci saremo o io o Lucia Borgonzoni. Ma lei non teme la Borgonzoni? Chi? La sua rivale, Lucia Borgonzoni. Ah, quella che c'è sui manifesti in giro? Sì, sì, i manifesti del centrodestra. No, io mi riferisco a questi manifesti. Ma l'hanno trovata? Nessuno sa dov'è. Trovatela, nessuno sa dov'è. Ma lei chiede il voto agli emiliani per mandare a casa Stefano Bonaccini o per mandare a casa Giuseppe Conte e il PD? Io per migliorare la mia regione, l'Emilia Romagna, quello, il voto lo chiedo e lo chiedo principalmente per quello. Io continuo a pensare che la Borgonzoni comunque sia una candidata che è pensata con intelligenza, cioè è donna, ha il padre comunista arrabbiato. Già con candidata lei, sindaca di Bologna, è andata al ballottaggio. Cioè, in qualche modo, se in Emilia Romagna la scommessa di Salvini c'è malessere, devi scegliere una figura che anche fisicamente rappresenti una rottura molto forte. Visto Bonaccini, noi abbiamo due foto. Bonaccini prima che dovesse essere giudicato dal popolo emiliano romagnolo era così, guardate, aspetta che ora appare. Ecco, adesso che è in campo, l'abbiamo pure appena visto, è diventato così. Vediamo com'è. Più figo. Allora, la politica anche, no? Io mi sono tagliato i capelli, infatti. Lei si è tagliato i capelli, l'accusano perché ogni tanto mette il cerchietto. La politica anche immagine. Noi abbiamo una regione che, lo dico sempre, funziona a 6 quando potrebbe funzionare a 10, per cui il cambiamento è miglioramento. In una regione come l'Emilia Romagna, è assurdo, in un paese normale, non c'era neanche bisogno di fare campagna elettorale. Cioè, non c'era bisogno di togliere un governatore per 2 mesi, 3 mesi dai suoi ruoli importanti per portarlo a fare comunicazione, investire sui social, perché bastava presentare i fatti. Non le abbiamo fatte tutte giuste. Però qui c'è in gioco una storia, non c'è in gioco solo il futuro, c'è in gioco una roba troppo seria. Onore all'ex compagno Paolo. Perché lei votava il PC quando c'era Berlinguer. Anche lei. Io adesso voterò. Contiamo su di voi. Nelle piazze io trovo tanti ex elettori di sinistra che non si riconoscono in questo PD. Che Bonaccini cerca di nascondere, ma in maniera maldestra. Salvini si dice certo della vittoria in Emilia Romagna e promette che il giorno dopo sfratterà il premier Conte da Palazzo Chigi. Andrà così? Romagna, Romagna mia, lontana da te non si può stare. Gioco più.
più, me ne vado, cantava una splendida Mina. E pare che Luigi Di Maio ci stia pensando davvero. Lasciare la guida dei 5 Stelle e farlo subito, prima delle elezioni in Emilia-Romagna. Insomma, mollare qualcosa prima per non perdere tutto dopo. Oggi il Fatto Quotidiano apre con la notizia di un Luigi Di Maio vicino a lasciare la guida del Movimento 5 Stelle. Ciao a tutti, sono Luigi Di Maio, 23 anni, studio giurisprudenza alla Federico II. Lo abbiamo conosciuto così, era il 2010, fiero e lanciato a una carriera rapida e scintillante. Dopo poco è il più giovane vicepresidente della Camera. Dispongo l'espulsione dall'aula del deputato all'Asia. Tutto d'un pezzo, giacca e cravatta, faccia pulita, è lui, più che il Che Dibba, il leader del movimento che non fa paura. E infatti, al momento della verità, Grillo lo sceglie come candidato presidente. Un certo Luigi Di Maio, 30.936. C'è la voce che Di Maio possa voler mollare. Quello che mi chiedo, e che è secondo me la grande domanda in questo momento, è se davvero è Di Maio a voler mollare infiacchito, come giustamente dice il direttore Travaglio, da quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle, degli attacchi dei suoi nemici, o se c'è qualcuno tra i suoi nemici, tra i suoi oppositori interni, che a questo punto sono tantissimi, non sono solo i 3 senatori che firmano il documento, ma sono molti di più, che vuole costruire una realtà per cui Di Maio non può che mollare. Detto lo... L'attacco al leader e le liti interne sui rimborsi è la giornata nera dei 5 Stelle, che si conclude solo a tarda sera, quando alcuni senatori leggono il documento che mette di nuovo in discussione il capo politico del movimento. Chiedono una struttura collegiale al vertice e lo stop ai doppi incarichi, come quelli sinora in mano proprio a Luigi Di Maio. Ecco, il documento firmato da 3 senatori dei 5 Stelle, Di Nicola, Dessì, Crucioli. Il punto è proprio che un organismo di vertice è peggio che un collettivo. Sì, il suo documento se ne parlerà stasera? È stato presentato questo documento, ne avete discusso a lungo al Senato. È stato letto questo documento che non è stato né sottoscritto né votato. Confidiamo anche un tipo di responsabilità, come si dice, collettiva e di ragionamento. Di Maio dovrebbe scegliere se continuare a fare ministro e capo politico. Di Maio farà quello che deciderà di fare. Non è una priorità, è un tema che si dice che valuterà lui, cioè un mandato, farà le sue valutazioni. I 5 Stelle hanno colpito tutti tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo, il caso Paragone, di Battista che dà ragione a Paragone che viene espulso, nonostante Di Maio lo abbia espulso, Fioramonti che lascia il governo e crea un gruppo. Si sta sgretolando tutto là, o no? Da meno un anno io ed altri combattevamo nel Movimento 5 Stelle per fare in modo che questo movimento diventasse più trasparente, più democratico, più partecipato, come tanti movimenti politici. Quindi è poco ancora... trasparente, poco democratico e poco partecipato, è troppo verticistico. Questo sì, ma punto... questo non è una novità. Ci sono molti fuoriusciti dai 5 Stelle, ad esempio proprio a Capodanno è stato espulso Gianluigi Paragone. Ma certo, noi a Capodanno abbiamo... l'abitudine di buttare dalla finestra le cose che non ci servono più. Quest'anno abbiamo deciso di buttare Paragone. L'abbiamo buttato, ma dalla finestra c'era la tuppa di Salvini che l'ha recuperata e quindi... Regolamento alla mano, codice etico alla mano, ho infranto la norma, la legge. Ho infranto il codice etico perché non ho votato la manovra. Guardate, il codice etico parla chiaro, nel senso che il capo politico può decidere di portare avanti questo tipo di decisione, quindi non c'è nessuna violazione. Ma di che cosa ci stiamo occupando? Noi abbiamo passato le feste di Capodanno con dei titoli di prima pagina sui giornali in cui si dava conto del fatto che veniva... Sto parlando di persone rispettabilissime, una è anche un collega, veniva espulso Paragone, ok? Gianluigi Paragone, come se fosse, non lo so, Pietro Nenni, ok? Era Gianluigi Paragone che veniva cacciato dal movimento. Se sia uno smottamento formidabile o semplicemente qualche fuoriuscita, in questo momento non lo sappiamo, perché insomma, a parte Paragone, Fioramonti e altri 2 o 3, per il momento stanno tutti dentro. Bisognerà vedere che cosa succede. Io sono piuttosto stupefatto di quello che sta accadendo nel Movimento 5 Stelle, perché a furia di parlare di un movimento antidemocratico dove decide uno solo, ricordo che sia l'alleanza con la Lega sia poi l'alleanza con il PD
sono state approvate praticamente all'unanimità dai gruppi parlamentari e sono state entrambe sottoscritte dalla stragrande maggioranza degli iscritti. I probiviri del partito aprono il dossier dei morosi e quello sì che è un problema. Come si spiega lei questo numero così ampio di parlamentari che non restituiscono però? Io continuo a ripeterlo, devo entrare qua dentro, dobbiamo vedere le carte, dobbiamo vedere i numeri e dopo avremo anche noi un'idea più chiara. In 47 contano i probiviri, sono in ritardo con i bonifici, termometro anche della contestazione interna al capo politico. L'accusano di aver lasciato perché era in arretrato coi contributi al movimento e che non li voleva versare. Questo è un motivo per lasciare un ministero, per lasciare un partito? Quello del 5 Stelle è un problema di un leader debole, Di Maio, indebolito da molte sconfitte elettorali. Raggiunto l'apice però inizia una lenta discesa sia di voti che di consenso intorno a lui, complici alcuni errori che lo stesso Di Maio commette. E nulla basta per farlo ritornare ai tempi d'oro, cioè a vincere, come la sconfitta in Umbria dimostra. Riconosciamo che c'è un momento di difficoltà. E bisogna che a sostenerlo arrivi fisicamente il cosiddetto elevato per fargli tirare un sospiro di sollievo. Il referente è lui, il capo politico è lui, io ci sarò un po' più vicino, quindi non rompete i coglioni. E anche dopo il caos del MES e i tre senatori 5 Stelle passati alla Lega, Grillo è dovuto tornare a serrare le fila. Abbiamo bisogno di riacquistare un po' la parte emotiva che c'era prima, no? E secondo me non è... Sì, certo, non ce l'ho messa in dubbio nessuno. Ma nelle ultime settimane, con l'addio di Fioramonti da una parte e la cacciata di Paragone dall'altra, di dubbi ne restano più di uno. E anche una tendenza naturale al trasformismo e all'opportunismo da parte di molti parlamentari dei 5 Stelle che un po' non vogliono pagare la quota alla piattaforma Rousseau e versare parte del loro stipendio per le piccole e medie imprese, perché ci sono altri partiti che ti consentono di tenerti tutto lo stipendio e che quindi ovviamente fanno un'offerta più allettante. Io avevo deciso, come altri, di non versare queste restituzioni nel momento in cui le regole sono cambiate. Siamo passati da una donazione che ho continuato a fare per il bilancio dello Stato, una donazione agli enti pubblici, verso una donazione privata presso un conto intestato a tre persone. Molti di noi non si è levato dei problemi di legittimità. Chi sono queste tre persone, mi scusi? Sono il capo politico, i due ex capigruppo, quindi Luigi Di Maio, Stefano Patonelli e Francesco Duva. Poi ci sono quelli che sanno di essere al secondo mandato e di non poter essere più ricandidati e quindi cercano partiti che ti ricandidano anche 12 volte di fila. Dietro Di Maio non c'è niente, quindi stanno parlando del nulla. O viene fuori qualcuno capace di dire: Di Maio va a casa perché adesso arrivo io, e io non vedo nessuno attrezzato per farlo, con tutti i limiti e i difetti enormi che Di Maio ha palesato e sta palesando adesso da capo della Farnesina. Insomma, uno può fare tutte le selezioni che vuole, ma poi selezioni sempre degli italiani. È un ottimista, bella e vagamente socialista. Papà, un ladro, il ladro più fiduso che abbiamo avuto. Ma perché? Che si arrubò? Si arrubò l'Italia. Dove l'hai messo il tesoro? Di quale tesoro parla lei? I nostri soldi, quelli che ci hai rubato. Non li ho rubati, me li avete tirati addosso. Ciò che bisogna dire è che tutti sanno del resto è che buona parte del finanziamento politico è irregolare o illegale. I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative, e con essi molte e varie strutture politiche operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare o illegale. Era una classe politica che però rappresentava le istituzioni, per questo poi pagava nel caso, ma rappresentava le istituzioni e noi ci fidavamo del fatto che rappresentassero le istituzioni. Mi ricordo di me in quegli anni come una persona che comunque aveva fiducia che rimane delusa in qualche modo dallo scoprire che è stato, sì, tradito. Assolutamente. C'è una condanna definitiva, è un condannato. Punto, ci sarà una ragione. L'arroganza, il potere, l'imbroglio. E mi ricordo quando si impuntò con gli americani, non ricorda voglia. Ci mancherebbe qualcuno oggi così. Mi ricordo la scena, ero piccola, dei soldi dell'hotel, ti ricordi?
Da Sigonella all'Hotel Raphael, l'ascesa e la caduta del leader socialista sono rimaste nella memoria collettiva. Craxi è stato l'unico che ha detto no agli americani. C'è stato qui il lancio di soldi? Sì, sì, quando usciva dal Raphael. Sì. Un po' l'ho condiviso. Ci scordiamo del fatto che quello è stato il primo momento in cui si è scavallato un po' dal punto di vista del comportamento, da una parte e dall'altra. Però sicuramente quella risposta, io credo che noi ce la ricordiamo in questo modo così forte perché fu una delle prime risposte di quel tipo nei confronti di un politico. È stato abbastanza drammatico, per quanto non fossi d'accordo con la politica e anche con l'atteggiamento di Bettino Craxi. Ma è stata una cosa clamorosa e io ho pensato che la gente si era finalmente stufata. Penso che, visti i tempi che stiamo vivendo politici, possa comunque aver lasciato un qualche rimpianto. Nei 4 anni del governo Craxi, il debito pubblico italiano ha raggiunto vette da record che mai nessun governo era riuscito a toccare. La spesa pubblica è impazzita. La riforma costituzionale di Craxi era una cosa che faceva di destra e di sinistra. Tant'è allora, che poi l'ha ricopiata. L'Italia è diventata la quinta potenza economica del mondo negli anni 80. Non si decreti... capisce niente. Non è possibile equiparare a questi che sono degli improvvisati che non sanno nemmeno cosa fare. Non l'avrei mai pensato di dire, perché in gioventù erano le persone che odiavo di più, ma penso che in confronto di quelli di adesso forse lo rivaluto ancora. È da riabilitare? Intanto non si è mai visto in Europa uno che è stato presidente del Consiglio e segretario di un partito che scappa all'estero per sottrarsi alle sentenze del suo paese, che credo che l'abbia fatta soltanto Fujimori in Perù, una cosa del genere. Non facciamo pace con la storia perché la storia è ancora qui, perché le corruzioni che sono state scoperte da Mani Pulite sono ancora dentro la nostra vita, perché il debito pubblico che dell'Italia è ancora figlio di Craxi, perché la corruzione che è arrivata fino ad oggi è la prosecuzione con altri mezzi di quella stessa corruzione. Una volta si vergognavano di rubare, ora non si vergognano più. Una cosa a cui mi è capitato di pensare è che c'era una parola che era dignità, che era forse la cosa che ci faceva sentire esemplari le persone che sceglievamo attraverso il voto. Forse proprio questo percorso ha iniziato invece un'idea che la dignità non fosse la cosa che poteva sostenere. La dignità o la reputazione. O la reputazione. O la reputazione, ma o che fosse necessaria, o che diventava personale e non di una categoria. Credo questo, non ho nulla di più intelligente da aggiungere. Se verrà la guerra, Marcondi rondero. Se verrà la guerra, Marcondi ronda. Sul mare, sulla terra, Marcondi rondero. Sul mare, sulla terra, chi ci salverà? The United States military successfully executed a flawless precision strike that killed